Nella notte più importante della stagione il Partenio indossa l'abito di gala, la Nord resta chiusa ma la Sud regala ugualmente uno spettacolo da brividi. Più di 10.000 flash la illuminano a giorno, i tifosi chiedono grinta e determinazione per conquistare la promozione. Uno spettacolo imperdibile e allora tutto lo stadio ad immortalarlo con i telefonini. Qualche sorpresa nell'undici iniziale di Massimo Rastelli, c'è Regoli nei tre di centrocampo. Comi vince il ballottaggio con Trotta. Nel Bologna invece l'Aribi preferito a Krstičić nella posizione di trequartista. Mancosu la spunta su acqua fresca. Primo pericolo con la conclusione proprio di Paolo Regoli. Poi qui indecisione della difesa del Bologna. Per poco non ne approfitta Mokulu, anticipato in fallo laterale da Da Costa. Alla prima occasione utile il Bologna passa. Buco in zona centrale della difesa dell'Avellino. Imbucata dentro per Sansone che non perdona e batte Frattali. Restano grossi dubbi sulla posizione di partenza del numero 11 rossoblù. Al 24esimo comunque Bologna in vantaggio, partita in salita per l'Avellino che sbanda, accusa il colpo e per poco non incassa il 2-0 con la conclusione di Casarini che spaventa Frattali. È il momento più difficile della partita dell'Avellino, qui l'1-2, pallone di ritorno però troppo lungo per l'Aribi. Prova a riorganizzarsi la squadra biancoverde e va ad un centimetro dal pareggio, anche sfortunato l'Avellino. La conclusione di Almici deviata da un giocatore del Bologna. Da Costa sembrava battuto ma la palla finisce in calcio d'angolo. Ancora al tramonto del primo tempo la chance per Gianmario Comi che però non riesce ad imprimere forza e precisione al suo colpo di testa. Con le immagini siamo già al secondo tempo, la chance ancora per l'Aribi, la parata plastica di Frattali, non difficile. Poi l'Avellino, azione che si sviluppa a destra, il cross di Almici, buca Mokulu, il pallone è buono per Zito che però dopo lo stop forse perde un tempo per la battuta, si oppone Da Costa con i pugni. Poi sul prosieguo dell'azione Schiavon leva il pallone dalla disponibilità di Comi e Sbaffo, probabilmente piazzati meglio per il colpo di testa, qualche protesta qui per un tocco di mano di un giocatore del Bologna sul cross di Almici. La punizione di Casarini sorvola alta sulla traversa. Nel finale l'Avellino ci prova con tanta generosità ma con poca lucidità, ricordando anche i 120 minuti della battaglia di La Spezia, il tentativo di Bittante dalla lunga distanza, gli ultimi accorgimenti di Massimo Rastelli, una chance ancora dalla bandierina, va Antonio Zito, lo stacco di Gianmario Comi, traiettoria centrale e alta sulla traversa. Bittante tra i più intraprendenti della porzione finale di partita, qui per poco non ci arriva Comi sulla sua traiettoria, altro cross che però si perde direttamente sul fondo. Massimo Rastelli è preoccupato, i suoi pensieri sono già rivolti al Dallara, martedì sera e al Partenio finisce così, finisce 1-0, decide Sansone al 24esimo, martedì a questo Avellino servirà un'impresa per arrivare in finale.